quindi le parole le lasciamo a tutti. Voglio chiedere una cosa. Ho la necessità che mi voglio un pochino del ruolo che ho trovato in un'unica. Perché mi pare molto complicato questo problema.
tutte le presentazioni di quello che è un evento per noi importantissimo, cioè la presentazione della disciplina, il riconoscimento che abbiamo ricevuto, poi vi spiegheremo da chi e soprattutto perché. E poi volevamo anche ringraziare tutte le persone che in questi 27 anni di attività, in un modo o nell'altro, hanno contribuito a rendere il Cucito Budo quello che è oggi. 27 anni fa eravamo giusto un paio di allievi, Senpai Giuseppe, Senpai Calogero, Senpai Salvatore, poi sono arrivata io, Senpai Gian Domenico, dei ragazzini con tante idee, tanti sogni e pochi allievi. Oggi invece sono uomini adulti, io mi ritengo una donna adulta, e tantissimi allievi. Questo grazie a tutte le persone che vedete sedute qua. Parto alla sinistra del sensei con l'onorevole Michele Mancuso, a cui rivolgerei un grande applauso. Il professore Freda, poi vi dirò chi sono, giusto per accelerare. Professore Freda, professore Battaglia, signor Scarantino, il dottore Patti, dottore Sirugo, dottore Piccillo e il dottore Monaco. Alla nostra destra i giudici di gara e i presidenti di giuria, non per ultimo l'avevo dimenticato, il nostro grande sostenitore e padre Calando. Inizieremo questa conferenza con un piccolo video di presentazione della nostra disciplina. Poi ognuno dei nostri invitati darà un piccolo contributo di quello che è il legame che loro hanno nei confronti della nostra scuola, del perché hanno creato questa energia tale da arrivare a rendere il Cucito Budo una disciplina sportiva riconosciuta come disciplina sportiva siciliana, e soprattutto per quello che per noi siamo più orgogliosi è il fatto che sia stata riconosciuta come proposta educativa. E questo è il motivo per cui volevamo ringraziare tutti i genitori per affidarci i bambini nel momento più importante della loro vita, che è la crescita. Grazie per lei è un'esperienza. Inizierei con presentarvi una persona che è stato un grande sostenitore, è un grande sostenitore ed è stato anche, vi posso assicurare, di ispirazione per il maestro per tanto tempo. La persona in questione è il professore José Alberto Freda. Il professore Freda, docente dell'Università della Guardiana, del Credo Filippo II, è stato un atletico, è stato un bel percorso, un psicoterapeuta ed è stato uno dei primi ad aprirci le porte dell'università, la Guardiana. Ci ha aperto le porte dicendo che possibilmente la nostra disciplina poteva essere di ispirazione agli studenti di scienze motorie quando teneva sul corso. E così abbiamo iniziato i seminari all'Università di Vienna. Ce ne sono stati 4 sullo stretching, sulla tecnica, sulla motivazione, sulla disciplina preventiva e adattata. Ed oggi volevamo ringraziarlo e quindi è seduto qui con noi e gli do la parola. Grazie. Quando noi ci siamo conosciuti, allora io ero presidente della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Vienna Core, e la proposta del sensei la tuve insieme a Olga mi è sembrato interessante, appunto tale che ho introdotto questi 4 seminari che hanno avuto un successo non indifferente tra gli allievi. E questo significava allora la importanza che questo metodo educativo e questa disciplina sportiva acquisiva attraverso il tempo. Olga ha detto 27 anni, no? Credo che noi nella Core lo abbiamo fatto nel 2014-15, se la memoria non mi tradisce. E adesso siamo qua. Io ringrazio a Sensei Latour, vi invito con la vostra presenza.
Quando uno parla di un metodo educativo e una disciplina sportiva, può non significare niente queste due frasi, metodo, disciplina, ma il metodo così crudo è sostanzialmente importante perché sviluppa tutte le potenzialità del soggetto, sia un bambino come un adolescente, come un adulto. Il corpo può avere infiniti movimenti che devono essere accompagnati per la rappresentazione mentale per fare al soggetto più in linea con se stesso, ossia il metodo così dovuto, quello che pretende è sostanzialmente costruire o collaborare la produzione dei soggetti, che siano utili per se stessi, per la famiglia e per la società. Cioè, in ultima istanza, come vedete, questo porta a una questione politica che dopo l'onorevole Mancuso potrà profondizzare meglio di me. Per noi è sostanziale questo che si fa oggi. Voi avete visto il lavoro con diverse età. E perché è importante? Perché è un stimolo mutuo che si danno tra i bambini a anche gli adulti. Allora, la sintesi è che il Parlamento siciliano ha riconosciuto il così dovuto come un metodo educativo e una disciplina sportiva. Siamo arrivati adesso, qua il dottore Battaglia, ovviamente di Palermo, siamo all'Università di Palermo, e anche, e avete visto nel filmato, la nostra presenza nel Giappone. Nel Giappone abbiamo fatto i primi collegamenti con l'Università Waseda di Tokyo e abbiamo fatto un'esperienza con una serie di donne in diverse città del Giappone. Questo vuol dire che la crescita che avvertite da Serra di Falco a diverse istituzioni siciliane, come può essere l'Università Palermo o l'Università Core, essere qua oggi e domani probabilmente nel Giappone, anche il così dovuto, l'abbiamo sviluppato a Bologna, ci sono diverse scuole, così come carceri, vuol dire che la crescita, prodotto diciamo, della sensibilità che riguarda alla idea che il sensei l'aveva avuto, e la mia piccola collaborazione dal punto di vista come consulente scientifico ha permesso vedere questo che abbiamo oggi. Scusate, come sono argentino, a volte ancora la questione del mondiale mi tocca. Infine, in poche parole, grazie per la vostra presenza, grazie per i vostri figli che hanno adottato diciamo, questo metodo, e vedrete che secondo passa il tempo avrete risultati non indifferenti come l'esperienza di 27 anni ci ha dimostrato. Grazie. Grazie. Il professore Preda ha anticipato quello che deve essere il secondo intervento di questa giornata. Dopo 27 anni di lavoro in Sordina, qualcuno ci guardava silentemente da lontano. Perché non dire alla regione che sostegno? Perché non dire quello che effettivamente fate a favore della nostra comunità? Perché non dire che ci sono 20 scuole, università, istituti che vi chiamano, vi cercano per educare gli studenti e collaborare con le famiglie nella crescita? Questa persona è l'onorevole Michele Mancuso, parlamentare all'Assemblea regionale siciliana. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito al maestro Michele Mancuso, grazie a tutti quelli che lo collaborano, perché sono veramente una famiglia e sono certo che il tavolo della Presidenza come me riconosce e sa con quale passione, con quale dedizione e anche con quale sacrificio hanno portato e continuano a portare avanti un'esperienza così bella sia dal punto di vista umano che dal punto di vista, perché no, anche professionale, personale, sportiva, ma soprattutto dal punto di vista proprio di
difficile e meno piccolo, ovviamente, perché la scuola di Cucino Muro è fatta per tutte le età, e io mi innamoro di loro accompagnando i miei figli che avevano 4 o 5 anni, e da lì nasce questo rapporto, ma soprattutto questo apprezzamento appunto per come si ponevano nei confronti dei ragazzi, per la capacità di impartire anche delle regole semplici che a volte anche noi stessi genitori non sappiamo fare. Però lo sport e le discipline sportive non solo a volte servono anche a completare il percorso educativo, anzi spesso sono fondamentali nel percorso educativo di una persona e anche di una famiglia. E quindi da lì parte questo rapporto di grande amicizia e realtà. L'unico difetto che ha Michele è che mi chiama troppe volte, quindi a volte non gli rispondo e si arrabbia, però poi per il resto meglio dovrebbe che risponda così. E lì il professore Freda, noi ci conosciamo ormai un po', a parte l'aspetto del politico che deve dare per dovere risposta al territorio, c'è anche un aspetto umano veramente di affezione. Ci siamo interrogati in un percorso legislativo che non finiva mai. Per il 2019 devo dire che è andata malissimo, fin quando poi, grazie a tutto il Parlamento, perché io sono stato il promotore della legge, ma ovviamente il merito di tutto il Parlamento siciliano, siamo riusciti a fare diventare legge, quindi in realtà una disciplina importante, sottolineare, di pensiero, come dice anche la legge, quindi educativa, e farla diventare riconoscibile all'universo pubblico. Tanto riconoscibile che nell'arco di pochissimo, oltre ovviamente alla legge, bisogna considerare l'impegno immane, il sacrificio di tutti quanti nella scuola dello scelto pubblico, li ha portati a dire ad essere anche in materia oggi complementare, mi auguro che presto fondamentale in un percorso di studi universitari. È una cosa, se ci pensate, veramente incredibile, perché è come se voi mandasse i vostri figli in una scuola a studiare inglese ed è la stessa materia che poi si studia all'università. Quindi loro fanno lo scelto e ci sono percorsi universitari di conoscenza. È una cosa che ci inorgoglisce, che ci riempie veramente di soddisfazione e che ci incoraggia a portare avanti ancora di più, come prima e più di prima, questo percorso. Io, se si può dire volgarmente, li ho sposati, nel senso più effettivo, più caro della parola, sono persone, e siete persone che voglio veramente bene, e penso che il mio compito sia quello di continuare a tutelare questo percorso. Un percorso che sta trovando anche soddisfazione non solo in Sicilia ma anche fuori dalla Sicilia, e quindi questo dimostra ancora di più come conti, basta poco per cambiare in meglio tante cose. Penso che il mio rapporto con Michele Lattuga, ma con tutti quelli che lo collaborano, è un rapporto di grande collaborazione, e soprattutto dopo con Mano, oggi più che mai, che si avvale anche di una squadra che non deve essere assolutamente politica, ma deve essere fatta di professionisti, di persone che capiscono e conoscono i sistemi e le regole di un mondo diverso da quello che può essere quello istituzionale, e che quindi questo ti fa onore e ti rende sicuramente in futuro in un percorso di crescita sempre più per il nostro conoscimento. Io vi ringrazio veramente di cuore per l'invito, non c'è bisogno che ribadisco la mia disponibilità assoluta, perché questo è scontato, ma certamente la mia presenza accanto a voi in qualunque momento per qualunque esigenza. Grazie. Prima di diventare legge, prima di entrare all'università, prima di introdurre altre persone che ci hanno aiutato, ovviamente all'inizio la strada era abbastanza dura, ma fortunatamente ci sono stati degli enti che ci hanno aiutato, ci hanno riconosciuto e hanno adorato un cucino nudo come disciplina che aiuta l'uomo nelle relazioni.
Uno fra i primi, ed essere il nostro partner, il nostro grande sostenitore, è l'ente di promozione sportiva ODES. Oggi abbiamo il dottore Andrea Marti, vicepresidente nazionale dell'ODES, che è il nostro partner. Lo ringraziamo per essere qui. Grazie Andrea. Grazie a voi, grazie a tutti voi, grazie per avermi invitato. Per l'aspetto che mi viene a Michele, devo cominciare mutuando le parole del mio amico onorevole Mancuso. Il difetto di Michele sono pochi, però Michele mi chiama tanto e quindi devo rispondere. Ho assistito alla nascita del coscino crudo e ho assistito ai sacrifici che il mio Olga hanno fatto, tutte le azioni che hanno messo in essere per diventare quello che sono e svilupparsi in maniera veramente in discesa verticale così come hanno fatto. Io rappresento l'Opes, l'Opes è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, riconosciuto un po' da tutti i ministeri. Il Cocito Bull si inquadra perfettamente nel tessuto collettivo dell'ente, perché insieme a noi stanno gestendo i progetti sia comunitari che altri tipi di progetti finanziati e cofinanziati con i ministeri, e quindi questo fa capire la caratura delle persone che collaborano all'interno della struttura, perché riuscire a coaptare un progetto di questo, riuscire a disciplinarlo sul territorio, vi assicuro che non è materia facile, è abbastanza stucchevole. E in questo Olga è stata veramente l'interprete principale di questo percorso all'interno della struttura, quindi vi prego di fare un grande applauso ad Olga. Il maestro Lattuga ha sempre inteso il Cocito non come un'arte marziale, ma è una vera e propria scuola, ma soprattutto una scuola dei valori dove tempra i giovani, che sono il nostro futuro. È bellissimo vederli qua seduti, perché noi dobbiamo essere anche degli educatori per far capire a questi ragazzi, così come Michele intende il Cocito, che lo sport è sicuramente un mezzo valido e opportuno contro tutti i disagi, soprattutto i disagi giovanili. Quindi il Cocito Bull è una vera cucina di valori sociali in questo momento di condizione sociale molto molto particolare. Il Cocito Bull è stato riconosciuto dall'Opes come ente di promozione sportiva, come disciplina appunto portante tra le discipline che noi riconosciamo. Il maestro Michele Lattuga infatti ne è il responsabile nazionale all'interno dell'Opes del Cocito. Il Cocito Bull è riconosciuto anche con la legge speciale, grazie all'onorevole Mancuso, a livello regionale. Noi stiamo provando un po' elevato con un riconoscimento nazionale che dia dignità appunto alla scuola Cocito Bull. I ringraziamenti sono d'obbligo e doverosi. Ora attendo il collegamento con la parte di Opes che si occupa appunto della progettazione europea, quindi presumo che i colleghi allora seguiranno il mio intervento, però volevo portare saluti del presidente nazionale Iuri Unico, che è stato con il quale ha creduto fermamente ai valori del Cocito e sta portando avanti assieme a Michele Olga una serie di progetti protesi a dei riconoscimenti che sono molto molto preziosi. Concludo ringraziando il consigliere nazionale Juan Nicoli, che presiede la provincia di Caltanissetta, comitato provinciale di Opes, il maestro Salvo Grasso, che lo vedo seduto qua nelle gradinate, messo in panchina, che presiede il mio comitato di Opes Ragusa e collabora anche con il comitato di Catania. La mia presenza qua è un impegno, Monica, Michele, è un impegno a fare meglio, a fare di più e a fare tanto. Soprattutto noi siamo molto impegnati nella divulgazione del settore educazione a livello regionale, perché è una delle discipline che il Cocito Bull sa regolamentare benissimo. Quindi ragazzi, bravi, forza e coraggio, e spero di essere vicino a voi ancora per tanto tempo. Grazie a voi. Visto che abbiamo introdotto Opes, rimaniamo sul tema Opes e prima di parlarvi di quelli che sono i progetti che facciamo a favore della nostra comunità, è bene anche che sappiate che facciamo anche altri generi di progetti sull'inclusione, progetti sulla parità di genere, progetti sull'integrazione, e questo grazie a due persone che ho conosciuto da poco ma con le quali ho legato moltissimo, e sono la dottoressa Sara Massini, segretario generale di EMSU,
e la dottoressa Linda Rombolà, project manager di Opes. A voi la parola, decidete voi chi prima delle due. Mi sentite? Sara, non ti sentiamo. Prova, Sara. No, ti sentiamo mettermi in tenso. Mi sentite meglio? Mi sentite meglio adesso? Un pochino meglio, sì, vai Sara. Ok, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E a te, non mi metto qui, quindi come sempre, come anticipatore, io sono, rappresento l'organizzazione dell'Unione Generale di Enzo, che è la terra, lo sport di campo, e allo stesso tempo, abbiamo il Dipartimento Oeste di Lopez. Collega del vicepresidente che ha parlato con me, sono qui onorata di aver fatto un voto, quindi consento di essere pubblicamente con voi, però dire, in questi anni di lavoro che abbiamo iniziato con il vostro club è sicuramente molto importante, abbiamo toccato tutte le idee trasversale di quello sport, quindi della nostra e questo secondo me è sicuramente da sottolineare e da quello che si deve sottolineare. Lascio poi a Tecchia, la durata di Lopez, nell'entrata del dettaglio, però quello che invece che per me abbiamo fatto da Lopez e da la vostra collaborazione in questi anni si è affermata in maniera molto molto buona, perché è vero che la disciplina non è fatta sui fondamentali, ma l'uso che si fa del quotidiano, del corpo delle persone, nel suo corpo, comunque a voce da piegare, come bene, è ancora più buono. E allora il lavoro di noi facciamo, facciamo di cose, quindi è un lavoro diciamo che attraverso lo sport utilizza quelle competenze, quelle capacità che ogni club può mettere a disposizione per lavorare per raggiungere l'obiettivo. Diciamo si fa nello specifico insieme abbiamo lavorato per promuovere la partecipazione di all'interno del sportivo, all'interno della dimensione tecnologica e dell'allenamento, perché in questo momento stiamo lottando per la distribuzione di uguaglianza e socio di fatto. Sentite bene? Sara, non riusciamo a sentirti, quindi intanto ti ringraziamo per la tua partecipazione. Ti ringraziamo. Veramente vi spiegherò quello che doveva essere l'intervento della dottoressa Rombolà. La dottoressa Rombolà è project manager di Opes, con la quale abbiamo svolto un progetto per l'iniziativa di discussione sull'integrazione. E come leggete dal banner del nostro tavolo d'onore, oggi si chiude un altro cerchio che è stato importante per la nostra associazione, che è il progetto Unity Club. Questo perché la tematica del bullismo è il lavoro sui ragazzi per prevenire questo fenomeno che ormai è abbastanza diffuso tra i nostri ragazzi, è strumento di grande aggregazione. Non è stato soltanto Unity Club ad averci avviato alla pratica di progetti insomma, a favore del bullismo. Un altro progetto importantissimo è quello fatto nelle politiche sociali della regione, grazie al quale abbiamo fatto un ulteriore progetto che si chiama Prova di Bulli. Per realizzare questi progetti di una certa entità
ovviamente per un bisogno di professionisti che ci supportino. E uno di questi è il dottore Silvio. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare per l'invito maestro Michele e Olga. Un 2023 molto, molto importante, non soltanto perché vede il 27° anniversario della nascita dell'associazione, ma perché vede l'associazione partecipe, anzi direi proprio protagonista in tantissimi progetti nel contesto della regione siciliana. Olga prima parlava appunto del progetto Provati Pugli, si tratta di un progetto che è stato finanziato nel 2019 e adesso è stato nuovamente finanziato sempre dal Dipartimento della Famiglia nel 2022. In queste settimane arriverà proprio il decreto di finanziamento. Il 2023 quindi che vede proprio l'associazione partecipa anche all'interno degli istituti penitenziari. Stiamo presentando appunto diversi progetti che porteranno il metodo Roscito all'interno appunto degli istituti penitenziari per minori. Una progettualità a 360 gradi che vede proprio come cardine, l'elemento cardine, il rispetto della persona, il rispetto dell'altro. Questo è un seme in pratica che deve essere continuato e inserito nelle nuove generazioni, per cui io auguro altri 100 compleanni come questo a tutta l'associazione e a questa famiglia di cui ormai io mi piace di appartenere. Quindi grazie di nuovo. Grazie Dario, mi sposto da questo lato. Come già Dario aveva anticipato, è un progetto importante che ci sta molto a cuore, è il progetto di reinserimento dei minori detenuti. Questo perché se qualcuno di noi che è seduto esattamente, lui non lo sa, il cellulare in mano in questo momento, ma una volta durante un esame di un nostro ragazzo, cintura nera, mi ricordo perfettamente che ha detto: caspita Michele, ma lo sai che a volte l'eccellenza viene proprio dal basso? E questa frase mi ha toccato molto, penso che ha toccato tutti quelli che eravamo seduti là, per una serie di motivi e di contesti. Quindi perché non provare a creare l'eccellenza anche in contesti dove effettivamente magari non è proprio terreno fertile e favorevole? In questo ci ha aiutato tantissimo il dottore Monaco, che è il direttore dell'Istituto Penitenziario per Minori di Caltanissetta, e a scatola chiusa, avendoci visti forse 10 minuti, ha detto: oh, perché no, io ci credo, proviamo. E questo è il terzo anno e volevamo ringraziare il dottore Monaco, a cui passo la parola. Grazie. Io ringrazio a voi e mi rivolgo così ai genitori per dire che la tecnica del cuscino guido, e ne ho esperienza diretta, volevo raccontare proprio questo. Non è soltanto una tecnica educativa, professore, ma rieducativa. Ho visto con mano, e lo voglio raccontare, che ragazzi devastati dalla droga, devastati, arrabbiati contro la vita e contro se stessi, cambiare, controllare i propri diritti, i propri vissuti, le proprie emozioni, controllare il proprio corpo fino a fare acrobazie. Per questo ho aderirò a questo metodo, perché manifesta quello che io ho sempre creduto lavoratore come minori a rischio, che il controllo è prima mentale, il controllo avviene attraverso una educazione e una rieducazione. Per questo sono qui a testimoniare questa buona prassi, niente più. Grazie. Grazie dottore Monaco. Ovviamente continuo sempre con la frase che l'eccellenza viene dal basso. E dal basso significa quando si è piccoli, quando comunque cominciamo a mettere le radici, cominciamo a formare il carattere e a cercare il nostro posto nel mondo. E più o meno 20 anni fa, qualcuno ha pensato di inserirlo in una scuola primaria,
in una scuola dell'infanzia, di mettere accanto ai bambini i propri genitori e lavorare tutti insieme, finanziando lui stesso con i fondi della sua scuola il nostro progetto. E questa persona è il dottore Piccillo. E noi. Io ringrazio Michele Lattuga, il maestro della Lattuga, ringrazio l'associazione per avermi invitato, ma soprattutto per aver voluto ricordare questa esperienza di 20 anni fa, tempo passato, questa esperienza che insieme alla vostra associazione meritevolmente abbiamo realizzato nel primo circolo didattico di San Cataldo. È stata un po' una scommessa difficile, molto contestata, molto complicata. Abbiamo dovuto vincere tante resistenze, però le abbiamo vinte perché credevamo che intanto era necessario creare una comunità educativa che vedesse la scuola insieme a tutte le altre associazioni formative, educative, che erano presenti nel territorio. Fare rete con il volontariato, fare rete con le agenzie formative, fare rete con la famiglia. Fare rete con la famiglia cercando di perseguire delle finalità che erano sportive, ludiche, ricreative, ma soprattutto in un territorio molto depauperato, erano quelle di favorire i momenti di socializzazione, i momenti di relazione, i momenti di dare al vuoto del tempo libero un significato pieno, un significato dell'impegno. Erano queste esperienze, esercizi di cittadinanza da parte dei nostri bambini, a cominciare, era un allenamento a vivere fino in fondo la loro vita esercitando i loro diritti di cittadinanza. Abbiamo vinto questa scommessa allora perché abbiamo creduto che questa iniziativa non era soltanto sport, ma era un'iniziativa che voleva andare a favorire la crescita olistica della persona. Molte volte le scuole hanno creato dei mostri, nel senso che hanno favorito la crescita della mente, ma invece non hanno abbastanza stimolato il cuore dei bambini, le gambe dei bambini. E questa formazione integrale che noi abbiamo voluto, su cui abbiamo scommesso, abbiamo voluto dare. Un allenamento quindi non solo fisico, ma un allenamento, come dicevano altri interventi, mentale, un allenamento all'impegno, alla responsabilità, al sacrificio, all'autostima, credere in se stessi, credere nei propri limiti, ma anche credere nelle proprie risorse, ma essere capaci anche di autorealizzarsi e collaborare con gli altri. Per questo, in uno dei nostri convegni, abbiamo insieme alla Tuga, insieme all'associazione, detto che volevamo aiutare gli alunni ad abitare il limite. Il limite è quel confine che circonda l'identità di ognuno di noi, è quel territorio in cui esprimiamo la nostra personalità. Però se stiamo qui al centro di questo territorio, noi abitiamo le preclusioni, abitiamo i pregiudizi, diventiamo egoisti. Se abitiamo al confine, invece, abitiamo in quel luogo in cui siamo più vicini agli altri e impariamo a dialogare, a conoscere, a cooperare con gli altri. Grazie per quell'esperienza. Grazie per essere vicino.
Probabilmente se quel progetto non fosse mai partito non avremmo avuto il Senpai Marco, non avremmo avuto il Senpai Samuele, non avremmo avuto Luca, Giorgio e tanti altri ragazzi che hanno iniziato in quell'anno e sono ancora qui con noi. È vero, aiutiamo i ragazzi a crescere. Molti dei nostri istruttori, molti dei nostri senpai hanno scelto di vivere di questo, di intraprendere questo percorso anche a livello lavorativo, ma per fare questo ovviamente hanno dovuto sostenere un percorso di studi, laurearsi, e da quest'anno, come diceva l'onorevole Mancuso, il Koshido-Budo è una materia complementare di scienze motorie. E noi cerchiamo anche lì, come dicevo prima, con la fase di Celestino, di cercare l'eccellenza. Lo facciamo anche tramite un altro nostro progetto, che sono i centri CONI, cioè i centri di avviamento allo sport. Ed è per questo oggi che abbiamo il professore Battaglia, con duplice compito, di coordinatore dei centri CONI e di docente dell'Università di Palermo. Buongiorno. Allora, intanto per me è un piacere essere qui e insomma porgere saluti sia al coordinatore che ospita da quest'anno delle attività formative che riguardano il Koshido-Budo, una materia che abbiamo voluto inserire all'interno del percorso formativo sollecitazione da parte di Michele Lattucca, che abbiamo scelto di intitolare Teoria, Tecnica e Didattica del Koshido-Budo, proprio perché come tutte le cose necessitano di un approfondimento teorico che poi passa attraverso la tecnica e che si sviluppa tramite delle metodologie e didattiche, proprio perché oggi il Koshido-Budo viene visto come un modello educativo da seguire. Tuttavia le attività che vengono oggi svolte, che vengono proposte sul territorio da diversi anni, non sono soltanto il risultato di qualcosa che si autodetermina, ma sono anche il risultato di una contaminazione, di un'interazione con il territorio. E difatti il Koshido-Budo rientra tra le specialità sportive che vengono anche inserite nell'ambito dei centri CONI. Difatti alcuni dei tecnici che partecipano e promuovono il Koshido-Budo sul territorio fondamentalmente partecipano alle attività formative anche del CONI. Quindi ecco perché oggi ho un duplice compito, per far comprendere che il Koshido-Budo non soltanto si autodetermina ma interagisce con il territorio e cerca di anche arricchire e arricchirsi di tutto ciò che già da tempo veniva mosso in ambito sportivo. Quindi guarda al modello educativo anche alla luce della multisportività. Vi ringrazio. Grazie al professore Battaglia. Indubbiamente per portare avanti i centri CONI sì, c'è bisogno del coordinatore a livello regionale, ma anche i comitati provinciali devono dare linfa e energia alle associazioni. Ed è per questo che oggi abbiamo il signor Scarantino, presidente provinciale. Prego. Allora, buongiorno a tutti, io riporto il saluto del presidente del comitato regionale CONI della giunta di cui mi onoro far parte, e non posso esimermi da ringraziare dell'invito Michele Lattucco, il suo collaboratore, per questa meravigliosa manifestazione e per l'evento che è riuscito a organizzare, nonché per il riconoscimento che ha avuto da parte della regione siciliana a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto in tutti questi anni. Conosco Michele da decenni, che è una persona a dir poco eccezionale, e sa fare un grande lavoro di reclutamento, ma soprattutto educativo nei confronti dei giovanissimi, e per questo il CONI gli è molto grato e di conseguenza io sono felice di essere qui e vi auguro di nuovo buona giornata. Grazie, signor Scarantino. Come dicevo all'inizio, così come ho iniziato, cercherò di finire, eravamo veramente pochissimi allievi, quattro spiccioli e tantissime idee. Oggi abbiamo potuto comprare tavole, tutte queste zene, sedie, tutto quello che ci occorre. Ma prima di tutto questo l'abbiamo fatta di strada, e all'inizio, quando qualcosa non ce l'avevamo,
andavamo a bussare alla porta di una persona che è seduta qua con noi, che è Padre Galante. Scusate se mi permetto di restare seduto. Guardando i ragazzi qua davanti, ecco, e guardando l'orologio, ecco, pensando che non bisogna abusare della pazienza dei ragazzi, specialmente quando parliamo. E noi preti, sapete, ecco, quando ci mettiamo con il microfono in mano, va bene? Bene, ecco, io ho seguito e sono venuto per dire testimonianza insieme alle altre. Qual è la testimonianza? E come è stato detto, ho creduto in Michele, va bene? E siccome io da 35 anni sono stato fino a metà parroco a Serra di Fatto, capite che sono alle origini un pochino dell'esperienza, del cammino, della crescita. E io vi dico che, come dire, all'inizio non è stato facile, ecco, perché ho sentito all'inizio, così non nudo, non sapevo, non sapevo manco pronunciare. Poi altri parziali, ecco, questo ha creato all'inizio qualche difficoltà, specialmente da qualche altro confratello, qualche sacerdote, eccetera, perché ecco, noi non dobbiamo educare alla violenza, perché era collegato arti marziali con la violenza, non dobbiamo educare i bambini, i ragazzi alla violenza. Poi ecco la testimonianza personale, siccome con Michele allora avevamo un po' più di tempo per dialogare, per confrontarci, le lunghe passeggiate anche in macchina, ecco, io ho voluto proprio credere, e non me ne pento dopo tanti anni, a quello che è, come dire, il metodo è sostenuto dalle motivazioni, da un pensiero, ecco, un metodo educativo, e quanto più tempo passa dinanzi al fatto che il bullismo, che la violenza nei confronti degli altri, è quello che è, come dire, i ragazzi che con animo forza, va bene, tante volte di realizzare quello che pensano, ecco, ci vuole, come diceva San Paolo, la violenza non nei confronti degli altri, ma direi nei confronti di se stessi. Così la violenza significa capacità di autodisciplina, capacità di sacrificio, eccetera. Bene, io faccio un omaggio a Michele, mi complimento, perché il ragazzo problematico di tanti anni fa è diventato non solo il maestro, quindi educatore, il capo, perché dico capo, perché il vero capo sa circondarsi di collaboratori e ha saputo anche farli crescere e farli diventare maestri e capi, e allora confrontando a te, allora mi auguro che possiate sviluppare. Scusate, auguri a tutti. Sono ora che siamo accorti della presenza di una dea fino a tuo sostenitore, o meglio, io vorrei dire che lui è sostenitore delle follie. Tutte le follie che se ne ha provato a Certo, essere chiamati nel momento in cui si deve parlare di pazienza
che non è proprio il massimo delle soddisfazioni, però magari se gli diamo la giusta lettura, allora sì. Probabilmente a parte i genitori di Michele, forse sono tra i pochi che lo conosce più di tutti, perché ho visto quasi nascere, al di là delle modellerie iniziali che poi si è portata appresso nella vita, come dice l'onorevole, è veramente un po' difficile stare dietro Michele. Io per carattere, per professione, per diciamo modo mio di essere, non sto mai fermo e vedo sempre abbastanza avanti. Ho trovato in Michele la persona che vuole fare sempre un'altra cosa quando già ne sta facendo un'altra, prima ancora di averla completata, perché vede sempre avanti, è un galoppatore. Quindi da questo punto di vista ovviamente devo ringraziare Michele per quello che fa, non per lui, ma per quello che fa per tutti questi giovani che sono qua, questi bimbi, ma anche meno piccoli, perché veramente è una grande cosa. Quando gli ho dato una mano per realizzare come tecnico una delle prime pazzie, che era il centro di Serrafarco, ho avuto un attimino un momento su cui riflettere, però siccome lo stimolo non mi è mai mancato, quindi alla fine siamo riusciti a realizzare quello che era uno dei primi sogni di Michele. Ora ne stiamo facendo un altro, abbiamo in per cantiere una bellissima ristrutturazione di un palazzetto dello sport abbandonato da anni, da tanti anni, troppi anni. Michele lo ha preso con caparbietà, abbiamo fatto un bando in Project Financing, quindi praticamente lo stiamo portando avanti, quindi a breve vedrà la luce il nuovo palazzetto dello sport di Serrafarco. Io non mi voglio dilungare come da giusto ammonimento di Padre Galante, perché quando ammonisce Padre Galante allora bisogna essere attenti, però una cosa la voglio dire a questi ragazzi, che spero riescano ad essere veramente attenti, ma soprattutto che siano orgogliosi e di stare anche con la testa alta. Fate sempre le cose in prima persona, non aspettate che altri ve lo dicano. Ovviamente io sono qui anche non solo come amico, come tecnico diciamo di fiducia, ma di Michele, ma sono qui anche come radio. Tu sai, mi hai invitato noi, siamo la radio di Serrafarco, radio del CS Sicilia, e oggi stiamo riprendendo, quindi stiamo un attimino immortalando sia come foto che come video, per dare, semmai non ce ne fosse abbastanza, però per dare ancora visibilità a questa grande esperienza. Complimenti a tutti, soprattutto ai genitori che credete in questo, e mi raccomando, giovani, andate sempre avanti. Complimenti, grazie. Grazie mille. Prima di passare a quello che sarà il nostro rinfresco, dopo tutta questa fatica, un dolcino ce lo meritiamo, però prima di far chiudere questa conferenza a chi ha avuto l'idea di creare tutto quello che vedete, anche io avevo preparato qualcosa da dirvi, ma siccome non voglio dilungarvi, io concluderò, prima di passare la parola al maestro, soltanto con una piccola frase che una volta ho letto, adesso non ricordo neanche dove: attenzione a certi sogni, si potrebbe realizzare. E quando lui ci diceva, raga, ho questo sogno, io Giuseppe una volta Salvatore ci guardavamo, diciamo, vabbè, lavoriamo. Oggi non c'è niente, domani vedrete che ho ragione. E quindi è bello, è la frase che voglio dedicare a tutti i bambini: attenzione a ciò che sognate, perché si potrebbe realizzare davvero. Noi siamo la testimonianza vivente, e solo grazie a lui. Ossia, a te la parola. E quando finisci, siccome non ci sono solo io e se fai, ci sono anche i ragazzi che vorrebbero dirti qualcosa, ti ascolterai alla fine. Siete stati? Mi date la possibilità di dire una cosa importante? Ci mettiamo in posizione corretta. Ora capirete perché, ora capirete perché. No, si può sentire con la pace. Ora capirete perché, non è per me. Seduti. So che forse per un pochino stancati con le parole, però mi sentivo proprio il dovere di ringraziare tutte queste persone che cantavano, che non sono in caso
così posso dirlo, ma perché veramente grazie a tutte queste persone che nel tempo mi hanno ascoltato, mi hanno secondato con il loro gusto e pazzia, oggi siamo qui. Una parola per Gesù, il dirigente vicino che tutto tanto, è stato il primo a finire a porta quando veramente dobbiamo dire grazie veramente, lo menziono sempre. Il direttore del carcere che mi ha guardato negli occhi e mi ha detto entra, fai quello che devi fare perché grazie direttore. Dario, perché quando gli dico facciamo questo progetto, non sapete guardarlo così oggi. Dice Michele, vai, sicuro che facciamo. Grazie. Andrea, che all'inizio lui ho messo gli arti marziali, no? Quando gli dicevo, ho questa idea, all'inizio pensavo che ero uno come tante, però non vedevo che sono più un nuovo universo, quindi mi ha secondato. Quindi grazie. All'amico che tanto che non ha parlato, ma che tutte le mie problemi mentali ha sentito quest'uomo. E anche lui forse vuole dire qualcosa adesso che lo avrà sentito. Non poteva mancare il Conio e il maestro Scarantino che all'inizio dicevo questa idea e mi veniva a guardare negli stessi, forse lui non lo sa, ma io me ne accorgevo. Il professore Battaglia, che quando siamo andati all'università per la prima conferenza è stato lì ad ascoltarmi per 3 ore e nei suoi occhi si vedeva proprio l'attenzione. Non sapete quando gli dice andava, no? O forse allora qualcosa di buono era lì. Vabbè, l'ingegnere Mancheri, perché ogni volta che dico una cosa mi dice tu sei pazzo, e poi mi dice, però vediamo. Vabbè, Padre Cavante, perché non erano le mie conversioni, erano giornate intere dei miei pensieri, e lui che mi ha messo lì ad ascoltarmi, chissà che pensavo, Padre Cavante. Anna Stella non è potuta intervenire, che ogni volta mi senti in Puglia, dove Anna? Non mi senti. E per completare abbiamo l'onorevole Mancuso, che devo dirlo, allora. Un giorno viene e mi dice, posso raccontarlo, Salve a tutti. Ah, ciao. Mi dice Michele, ma la spieghi una cosa, io porto i figli da te. Da tanti anni, 7 anni, 8 anni, e non mi hai detto ho bisogno di una cosa. Ho detto, ma io non ho bisogno di niente, anzi grazie che mi porti i tuoi figli, ve lo giuro, è stato proprio questo. Ho detto, ma fare una cosa? Beh, fai vedere al Parlamento regionale che ci stiamo, e da questo fai vedere, non solo ci ha fatto vedere, ci ha fatto pure avere un riconoscimento che per noi è importantissimo. E il mio professore universitario, che bello, prima era il mio professore, ora è il mio sostenitore, e che dire, non so se c'è una cosa più bella di questo professore. Mi ricordo la prima conferenza che ho fatto all'università, è stato titolare con le braccia aperte, io le tremavo, dico ora sbaglierò a parlare, toglierò i congiuntivi, ma lì lì fermo ad ascoltare, e quindi per me era doveroso oggi invitare tutte queste persone e dire grazie di cuore a tutti. Ma c'è un grazie ancora più importante, permettetemi un altro 2 minuti, ragazzi, per questo l'ho fatto mettere con posto. Volevo oggi dare dei titoli a delle persone che sono arrivate oggi in impegno e stiamo arrivando oggi qui grazie a loro. Inizio da quelli più piccolini. La nuova cintura di armonia che mi ha fatto gli esami ieri sera alle 2 e ho preso la grande cintura di armonia. Lui, il Tarpicino, grazie al suo progetto,
aveva quanti anni? 8 anni. Vincenzo Federico, 5 era pieno di medaglia. Vincenzo Federico Monito e Samuele. I nuovi tre senpai della scuola. Il mio amico, che lui preferisce sempre, e rimarchiamo questo nome, senpai Iannello Salvatore. Al mio amico senpai, senpai il distruttore della scuola. Mio amico Vitale, cintura nera all'onore della nostra scuola. Al professore Freda, cintura nera all'onore della nostra scuola. Per completare, volevo qui Giuseppe, Cadoggero, Olga, insieme fanno un secolo di anni che mi seguite, 24, 26, 27. Giuseppe Lattura, cintura nera, 4 anni. Maestro di Cuscino. Volevo dire un scatto, dopo 27 anni, cintura nera, 4 anni, è maestro di Cuscino. Olga Lopresti, cintura nera, 4 anni, è maestro di cuscino. Detto questo, grazie, ma prova non glielo ho fatto voi. Cosa cerchiamo di fare? Quella cosa che tutti ci lamentiamo come genitori, cerchiamo di educare, è la cosa più difficile che ci possa essere. Come lo facciamo? Attraverso il cuscino, per noi è un mezzo, la perfezione della la tecnica per perfezionare il carattere, per dirle in parole. Questo funziona? Beh, se dopo 27 anni abbiamo qualche risultato importante, vuol dire che ha il suo peso e il suo contributo nella società. Grazie ancora a tutti, non andate via perché dobbiamo fare un brindisi, per favore, con dolcino.
Ah sì. Ma maestro Cattura, io ti devo rubare la scena, quando si la voce del gruppo mistico. Abbiamo un merito di grande importanza, quindi sì, sin da quelli più bassi e quelli più prestigiosi, perché noi siamo che abbiamo praticato con la insieme, sono veramente onorato da loro. E noi come scoppio rinunciato al Foni, insieme al maestro, alla scuola Cosciuto, questi importanti riconoscimenti di condivida che Dio riconosce all'interno dell'ente, riconosciuto dal Foni all'interno del mondo. Grazie maestro. Grazie a te. Grazie, siete preparati per la scomanda e facciamo il brindisi. Guarda ragazzi. Buongiorno a tutti, vi ruberemo pochissimo tempo, siamo inseriti abusivamente, però abbiamo scritto due parole per il nostro maestro e avevamo il piacere di leggerle. Maestro, colui che risulta all'altezza di contribuire in tutto, in parte, alla formazione di una persona lieve. Chi da 10 anni, chi da 15 anni, chi da 6 mesi, penso abbia ricevuto questo da parte tua. E credo che tu faccia sempre il possibile per far sì che il tuo allievo cresca mentalmente e personalmente, in modo tale da formarlo sia come uomo o donna, sia come allievo o allieva. Forse non lo sai o forse sì, ma per molti di noi sei un porto sicuro, un punto fermo su cui contare. Nella vita la cosa più importante che abbiamo è che tu ci ripeti in ogni lezione il tempo. Quindi grazie perché ogni giorno ci dedichi il tuo tempo. Se la gran parte dei tuoi allievi non fumano, non si ubriacano, non si drogano, che è quello che molti ragazzi oggi fanno, è anche grazie a te e all'arte che hai creato e che ogni giorno condividi con noi, il Cosciuto puro, nonché via della ricerca delle cose. Molti di noi, ma anche molto, forse quasi tutti i nostri genitori, pensano che il proprio figlio vada ad allenarsi, a dare calci e pugni e diventare più forte, non sapendo che quello che è creato è un mezzo per far sì che esca ed emerga la nostra personalità, così da poter essere forti nella vita, responsabili delle professioni, ma soprattutto determinati. Sono passati 27 anni da quando hai iniziato a condividere la tua arte e oggi guardate attorno, centinaia di bambini, ragazzi e altrettanti genitori. Possiamo dire che è creato, ma anche noi abbiamo contribuito a creare una bellissima famiglia. In tutti questi anni purtroppo si sono persi tantissimi allievi, forse perché non hanno ben compreso il fine di queste discipline. L'unica differenza però è che a te ogni singolo allievo ha lasciato qualcosa, perché è proprio quello che cerco di fare tutti i giorni, capirci, che non è semplice. Continuiamo a volare e a portare in alto la nostra arte. E essere, scusaci se con tutti i nostri problemi ci stiamo facendo infettare prima del tempo. Grazie. Che abbiamo qui con noi, abbiamo il presidente di Radio RCS Sicilia Toto Mancheri, io ho curato, anzi ho curato tutto, Antonino Montante Lupetto, la ripresa della manifestazione, vi lascio in buone mani, stavolta l'intervista la fa il nostro presidente Toto Mancheri, a te la parola. Eccoci, allora intanto è un onore poter fare questa intervista a Michele, perché Michele non è solo il maestro, ma Michele è un mio carissimo amico. Ci conosciamo da una vita e mezza. Michele è stato seguito da me in tutte le sue visioni, qualcuno le chiama pazzie, però voglio dire, io spesso mi trovo a condividere con lui tante di queste pazzie. Chiamiamoli lavori, però ovviamente con un filo, con una visione un pochettino che va al di là, abbastanza avanti e abbastanza veloce. Michele, secondo te, però devi essere sincero, io già so qual è la risposta, ma secondo te,
pensi di fermarti prima o poi o non c'è proprio speranza? Non c'è verso, secondo me non ci ho mai pensato. In maniera spontanea, ma io mi hai detto di non farti domande difficili, questo è il problema sempre. Per me è scontato fermarsi, perché fermarsi? No, non riesco. La cosa importante penso che sia sempre stata quella di programmare un sogno variabile, per questo non si può fermare. Una cosa che voglio raccontare oggi è che veramente col cuore, io ero piccolino, avevo 16-17 anni quando ho preso questa serata, e nel mio programma c'era questa giornata che ci aveva compiuto 45 anni. Compio 45 anni mercoledì, giorno 8 marzo, e ho lavorato per 27 anni per questo giorno. Bellissimo. Quindi questa frase, questo pensiero lo do al mio amico Popolo. Perfetto. Ora tu capisci, sicuramente sì, ma il grande beneficio che hai messo già a disposizione di tutti, perché ripeto, non è, come ho detto poco fa, non è solo da intendere come una soddisfazione tua, ecco, questo sicuramente lo fa, ma una grande soddisfazione che hai creato per l'altro, una grande opportunità. Guarda che non è poco, forse non te ne sei reso conto, ma non è poco, perché avere creato tutte queste realtà così diffuse ormai sul territorio, lo possiamo dire anche sul territorio nazionale, perché mi corre voce che comunque tu a Bologna e Cesare ci abbiamo saputo ieri, quindi voglio dire, quello che tu sei riuscito a creare, e che è una cosa abbastanza grande, è di grande beneficio dai piccoli ai medi fino a quelli più grandi, ma che si portano alla vita, perché se non sbaglio il tuo è veramente un insegnamento per la vita. È prima di tutto quello, e per questo ti voglio dare un occhio molto bello e pensiero pubblico in questi giorni. Sapete, quando ho aperto a Bologna mi sono trovato davanti a me ormai più di 100 allievi. Sapete cosa, qual è stato il mio pensiero più imponente in quel momento? Spesso i nostri giovani vanno fuori dalla Sicilia per andare a cercare qualcosa, no? Sì. Lavoro, soddisfazioni personali, realizzazione. Fortuna, diciamo che è un po' di fortuna. Portare invece qualcosa a noi, a Bologna, che sia siciliano, non ha avuto prezzo perché due ragazzi, uno siciliano e uno adottato dalla Sicilia, addirittura che veniva da paese un po' più lontano, con un percorso molto articolato, portare il metodo cuscino originale alla Sicilia su, quindi a portare qualcosa a nord, ha una soddisfazione che non ha uguale. Quindi bravo. Non solo esportiamo arance, esportiamo anche la nostra cultura, metodi, educazione, i nostri metodi educativi, modo di stare. E non dimenticare mai di farlo notare, perché già tu lo fai con quello che tu insegni, ma anche la modalità di come tu lo fai, quindi l'equilibrio che tu riesci a tirare fuori e far raggiungere ai ragazzi, non far mai dimenticare ai ragazzi di essere sempre orgogliosi di agire in prima persona, sempre a testa alta e mai a testa bassa. Cioè, che ecco, loro l'avranno capito, che chi sta da questa parte, che è il maestro, non è sempre colui che in qualche modo dice le cose e gli altri in qualche modo eseguono. Assolutamente. Nella vita devono essere partecipi, perché la vita è nelle loro mani. E questo è come porti proprio a nozze, perché uno dei, non c'è un allievo dentro la mia scuola che è uguale all'altro, nella tecnica e nel pensiero. Ma così deve essere. L'accomuna solo una cosa a tutti, i principi e i valori. Dopodiché la libera interpretazione dell'arte, la libera interpretazione della vita, e quindi l'espressione che ognuno ha e la visione che ognuno ha. Bravo, non posso così. Bravo. Io possiamo chiudere. Devo ringraziare di cuore da amico. Come Radio RCS, tu lo sai, c'è sempre nelle occasioni migliori, sia perché ce la creiamo, sia perché ci cercano. Grazie per averci invitato anche come radio, ma noi se non ci invitavi siamo venuti lo stesso. Quindi la radio c'è sempre, Michele Lattuca c'è sempre, lo ringraziamo ovviamente, grazie, io e Totò lo ringraziamo. Spero che tu possa fare sempre di più, gettando sempre di più e sempre negli anni, senza mai arrenderti. Vai. Avanti tutta allora. E grazie ancora. Ciao, grazie, ciao a tutti. Grazie al nostro presidente. Grazie Antonino, e grazie Antonino che e soprattutto grazie Antonino Montante, grazie, mister Lopetto, grazie, che ha creato tutto il video di questa bellissima manifestazione al Palazzetto dello Sport Peppe Maira di San Cataldo. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.